Spettatori, ben ritrovati. Quest'anno l'inaugurazione dell'anno scolastico è avvenuta fuori dalle mura del Quirinale, all'Istituto Davide Sannino Petruccione di Ponticelli a Napoli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ringraziato tutto il personale della scuola, che ha dato risposte positive laddove sarebbe prevalso lo scoraggiamento, ricordando come le difficoltà economiche hanno penalizzato la scuola e accentuato le condizioni di precarietà. Non dimentico le difficoltà, le carenze, le sofferenze contro le quali combattete, ma son voluto venire qui, a Ponticelli, a Napoli, accanto a voi, per dire a voce alta che avanzare insieme è possibile e che la scuola è strumento straordinario di crescita personale e collettiva. Si è rivolto agli studenti invitandoli ad andare a scuola perché è il loro spazio dove possono inseguire i loro sogni e realizzarli in libertà. Ragazzi, permettetevi di dirvi: andate a scuola, andateci, non ne fuggite, non fatevi vincere dalla sfiducia. La scuola è vostra, così come vostro è il futuro. Certo, spetta alle istituzioni fare in modo che edifici e strutture siano dignitosi e sicuri. Tocca alle istituzioni porre in essere norme e azioni positive per combattere l'abbandono scolastico. Ma la scuola è vostra, ragazzi, è lo spazio che deve consentire a ogni ragazza e a ogni ragazzo la possibilità di inseguire i propri sogni e di realizzarsi con libertà. Inoltre, ricordando Nicola Barbato della Polizia dello Stato che sta lottando per la vita, ha rivolto un appello ai giovani perché si liberino da ogni condizionamento illecito. E a questo proposito ha ricordato Davide Sannino, il ragazzo che nel 96 è stato ucciso per aver reagito ad una rapina, e Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra. Sono contento, cari ragazzi, di essere qui nel giorno in cui la vostra scuola prende il nome ufficialmente di Davide Sannino, e saluto con affetto i suoi familiari qui presenti. Davide, uno di voi, come abbiamo poc'anzi ascoltato, è stato ucciso perché ha guardato in faccia chi stava rubando il motorino di un suo amico. È stato ucciso perché ha tenuto la testa alta. Lo hanno ucciso per farci abbassare la testa. Ma non possiamo rinunciare a essere donne e uomini liberi, come ha testimoniato anche 30 anni fa il giovane giornalista Giancarlo Siani. Il Capo dello Stato ha sottolineato l'importanza per l'Italia, ma anche per l'Europa, dell'integrazione scolastica dei figli degli migranti. È importante per l'Italia e per l'intera Europa il modo con il quale saremo capaci di integrare i figli dei migranti. La scuola italiana ospita oggi 800.000 studenti stranieri. Più della metà di questi è nata in Italia. L'integrazione nei processi formativi è spesso difficile, soprattutto per i giovani arrivati da poco in Italia, senza conoscenza della nostra lingua. Eppure l'integrazione sta producendo risultati e assistiamo a un avanzamento negli studi di molti giovani stranieri. La scuola è uno strumento per abbattere le barriere che impediscono il pieno esercizio dei diritti dei disabili. Non sono mancate manifestazioni di dissenso fuori dall'istituto, come quella dei genitori degli alunni disabili o di un gruppo di insegnanti ai quali non è stato concesso l'ingresso. Da Napoli, Antonietta Toraldo.
Buongiorno web telespettatori, in collegamento da Napoli vi volevamo raccontare ciò che si è verificato stamattina nei pressi dell'Ipia Sannino di Ponticelli, dove si è svolta la cerimonia di apertura dell'anno scolastico, alla quale hanno partecipato il Presidente della Repubblica e il Ministro dell'Istruzione Giannini. Ebbene, stamani un gruppo di docenti e di studenti si era recato lì con l'intento di manifestare contro la legge 107 in maniera pacifica e democratica. Ebbene, a questi colleghi è stato letteralmente impedito di avvicinarsi, in quanto sono stati circondati da dei cordoni della polizia. Ora noi ci domandiamo perché in un paese democratico si debba impedire a dei docenti di manifestare il loro dissenso, visto che lo stesso Presidente della Repubblica nel suo discorso ha parlato delle contestazioni che ci sono state nel corso di quest'anno ed ha detto che tutte le opinioni devono essere ascoltate e rispettate. E come mai allora è stato impedito a questi colleghi di avvicinarsi all'Istituto Sannino? Da Napoli è tutto, un saluto da Antonietta Toraldo. Il ministro Stefania Giannini ha sottolineato la complessità di questo anno scolastico, perché il cambiamento di un sistema così grande, ha affermato il ministro, si porta dentro la serietà di una scelta politica e lo slancio di una scommessa culturale ambiziosa. Vogliamo chiudere questo servizio con la citazione fatta dal presidente Sergio Mattarella di un discorso tenuto all'ONU dalla giovane pakistana Malala, premio Nobel per la pace. Nel 2014 una giovane pakistana, ormai molto nota, Malala Yousafzai, ha ricevuto il premio Nobel per la pace per aver tenacemente affermato il suo diritto alla scuola a fronte dell'assurda, violenta pretesa di escludere le bambine dall'istruzione. Ha rischiato di morire in un attentato, ma ha continuato a battersi per sé e per chi le sta accanto. In un discorso tenuto all'ONU ha detto che un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo. Sono parole semplici con cui ci fa comprendere che la scuola cambia la vita, è l'anticorpo al conformismo e quindi alla sottomissione. La conoscenza è libertà, libertà di esprimere i talenti diversi e le diverse aspirazioni. L'istruzione è la chiave della coscienza civile di un paese.